Sì, i numeri sono questi. In questo momento la differenza di numeri è impietosa. Affrontiamo una squadra che ha perso solo una volta, è la miglior difesa del campionato, ha fatto più vittorie insieme al Padova, il Padova ne ha fatte di più, quindi ha perso solo una volta. Diciamo che non è più una favola, quello che stanno facendo a tutti gli effetti Renate è la sorpresa, non solo la sorpresa di quest'anno, anche negli anni passati. Quindi non so come cosa faranno lì per lavorare così bene, ma complimenti dalla società, ai direttori che conosco molto bene, da Crippa, Magoni, cambiano allenatore ogni anno, ma il succo rimane sempre quello, fanno grandi annate con tanti giovani bravi e quindi tanto di cappello a loro. Affrontiamo una squadra in questo momento difficile, perché anche mentalmente è una squadra libera, non ha grandi pressioni, e quindi quando è così gli riescono anche tante altre giocate. In fin dei conti, quello che continua a dire dall'inizio dell'anno per noi, di trovare quella continuità, di avere più libertà mentale nel fare le cose senza andare in apnea, e loro in questo momento lo sono, e noi dovremo fare la nostra partita battagliera come sempre, come abbiamo sempre fatto, sapendo che anche portare via un pareggio deve essere un grande successo. Mentalmente te eravamo come ha boccheggiato? Questo non lo so, no, ha lavorato bene come al solito, tutto, non lo so, perché purtroppo giochiamo bene, abbiamo anche perso e i giocatori questa l'hanno avvertito, non c'è dubbio. Quindi adesso è ricapire in fretta come reagiscono, ma conoscendoli un po', reagiranno come al solito, dando tutto, comportandosi in certa maniera. Quello che abbiamo fatto, purtroppo, l'ha detto qualche ragazzo, incidenti di percorso, la fase di crescita passa anche attraverso a queste sconfitte immeritate, però sono sconfitte che ti devono far capire tante cose, anche se poi alla fine rivedi la partita, digerire una sconfitta del genere, ho fatto fatica non solo la sera che l'ho vista due volte, l'ho fatta rivedere a loro, perché non abbiamo preso neanche ripartenze, io pensavo abbiamo preso ripartenze, ma neanche, eravamo sistemati, quindi è incredibile, perché prendiamo un tiro da 25 metri e l'altro, non ho mai parlato di fortuna e sfortuna, ma se siamo scivole palla sua, e quindi magari parliamo di un'altra cosa. Però ecco, diciamo che il secondo tempo dovevamo in modo o nell'altro fare gol, un mischia, ecco, quello è venuto meno, ma non per impegno e tutto, troppe situazioni, cose clamorose no, ecco, però lì dovevamo pareggiarla, a mio avviso non è andata. Ecco perché, ritorno a dire, vediamo se a livello psicologico questi ragazzi come hanno digerito questa sconfitta, perché arriva dopo un'ottima prestazione, però credo che loro siano abbastanza bravi nel capire in fretta quello che dobbiamo fare noi, qual è il nostro percorso, e che ci sta, è normale che domani riaffrontiamo un'altra squadra in questo momento libera mentalmente loro, e hanno giovani di buona qualità, però andremo come al solito a cercare di la nostra. Ti aspetti una partita anche psicologicamente differente, nel senso che proprio in virtù del discorso che abbiamo fatto prima, probabilmente la squadra avrà, ti aspetti quell'atteggiamento in più per cancellarla proprio quella sconfitta col Gubbio, magari ti aspetti che qualcuno, che la squadra interpreti la partita magari anche in maniera più offensiva di quanto tu non l'abbia preparata? Guarda, non so, anche per me domani è una. Sono curioso nel capire come la gestiscono questa partita in campo, perché è vero che poi, credimi, noi allenatori provi tutto, una cosa o l'altra. Poi la scelta, io parlo sempre del giocatore bravo, non è tanto quello che se fa un passaggio giusto o sbagliato, se fa gol, è la scelta giusta, e noi ancora manchiamo nella scelta giusta, ma la scelta vuol dire non che sbaglio il passaggio, ma le mie intenzioni di fare quel passaggio che è pericoloso, e noi ancora ci manca quello, in una lettura, ci manca ancora questo, la lettura di piccole cose che alla fine fanno i dettagli, e domani mi auguro come pian piano stiamo facendo, per esempio la partita di domenica, in quel momento al 38esimo 1-0 per noi, fermo lì, dove vai? Mi faccio fare fallo, passa il tempo, finisce il primo tempo, il secondo tempo sarebbe stata un'altra cosa. È una lettura singola, ma non perché non ci voglio dimettere in mezzo io, l'allenatore ha sempre tutte le colpe, però su certe cose non è semplice, perché è la verità, se tu in campo lì fai fallo, bene, lo subisco, perdo tempo, quello che è la normalità, e noi ancora siamo giovani mentalmente, liberi e non ancora intelligenti, che alle volte anche l'episodio che ti sembra banale ti porta quantomeno a un risultato
risultato importante, ma il risultato importante non solo la vittoria e la sconfitta, nella partita, nel prendere una ripartenza, invece farla o di fare un fallo tattico, perché siamo una squadra che fa pochi falli tattici, se stiamo a vedere, ci sono squadre che è incredibile, vengono da noi, il Dubbio forse è una delle più esagerate, però fa parte di sfruttare al meglio le proprie caratteristiche, e domani sono curioso quello, di essere una squadra di nuovo, ma come abbiamo sempre fatto, vera, concreta, stare lì e ripartire, e noi bene o male le creiamo sempre le situazioni e sfruttare al meglio quello che ci capiterà, perché affrontiamo una squadra che vive invece delle ripartenze, loro vivono nelle ripartenze, stanno là, 4-3-3, ripartono con gli esterni, i due esterni, con Gomez centrale e con soprattutto Simonetti, dobbiamo essere molto bravi a prendere pochissime ripartenze. Senti mister, non credi che le situazioni da palla inattiva per questo Teramo possano diventare anche un fattore da qui in avanti, cioè si debba migliorare anche in quello? Sai, le palle inattive nel calcio attuale è diventato importantissimo in un modo, insomma, lo vedete, una percentuale altissima delle vittorie o anche sconfitte. Io ti dico, inizialmente ero molto preoccupato per la nostra struttura fisica, per il nostro modo di essere, insomma, quelle a sfavore. E quindi tocco ferro, finora siamo stati molto bravi anche con dei giocatori poco, insomma, strutturati. È logico che davanti qualcosa devi migliorarla, ma soprattutto migliorarla in quello che è ad andare a impattare la palla, perché se pensi, noi col Padova su due palle inattive abbiamo vinto, quindi ribattuta, ma sei lì su una palla inattiva veramente, quindi non è quello, ci manca veramente il cross decisivo, chi va a impattare di testa per fare gol, questa io la intendo palla inattiva vera in una certa maniera, e vi posso garantire non è tanto gli schemi che si fanno tutti gli allenatori, ma anche noi siamo lì il venerdì, il sabato, fai gli schemi, palla inattiva, due giocatori, tre a saltare, primo palo, solito, metti in difficoltà in base a come si difendono loro, alle volte la metti solo in mezzo, vanno a saltare in 5 e fai gol, è la convinzione di chi va a saltare e di chi va a battere, devono pensare che ogni palla è decisiva. Adesso non voglio citare un nome o meno l'altro, però domenica un mio giocatore a 5 minuti alla fine va a battere il calcio d'angolo e questa palla esce fuori. Non c'è un allenatore, credete, non c'è un allenatore, cosa deve fare l'allenatore? Cioè non c'è un tattico, non c'è un preparatore di no, lì è il giocatore, perché sennò parliamo veramente di nulla. E quello vi dico dall'inizio dell'anno, dobbiamo migliorare in questo, nelle piccole cose, nelle scelte, in situazioni dove devono crescere in fretta, anche se sono giovani. Ma solo una questione di convinzione o anche di tecnica? Tu Giusy entri in un particolare a gamba tesa, Credo che la tecnica sia importante, forse anche fondamentale, però ritorno a dire quanto la scelta, nel senso che lì non è, se no puoi giocare a calcio se non riesci a mettere un cross, ma non solo in Serie C, ma neanche in eccellenza, in promozione, e andare lì deciso, sapere che quella palla può diventare gol, è una palla di un'importanza incredibile, è questa, e noi ancora sottovalutiamo certe cose perché la giovane età di tanti giocatori, tanto Nico Masì, tanto dobbiamo crescere, siamo giovani, e sottovalutano anche il dettaglio, le particolarità, i campionati si perdono, si vincono anche le partite nei particolari. Metto un po' tra virgolette il dito nella piaga, ti fa pensare che dall'altra parte ci sia un attaccante che ha segnato quanti tuoi attaccanti? I numeri sono quelli, non è che purtroppo il dito, cioè questa è la verità, i numeri sono questi. Io su questo mi soffermo, però quello che penso è che comunque riusciamo a sopperire. Penso abbiamo fatto comunque 14 gol, non è poco a confronto a tanti altri, ecco, di quelli che stanno sotto forse non devo vedere, l'ho rivista, ne hanno fatti. Quindi cosa mi va ancora far capire questa squadra? Quanto il gruppo sia importantissimo. Questa squadra ha l'importanza dell'attaccante nella fase difensiva, sì, il centrocampista che si propone, il difensore sulle panne, cioè è una squadra, è un gruppo questo, e in questo momento per me è tantissimo. È logico che uno, se fa il lavoro di attaccante, si aspetta che faccia qualche altro, qualche gol in più, ma questo di numeri sinceramente è vero, è normale, però buttare la croce addosso loro no, perché comunque magari li perderesti. È una squadra, si propone con i centrocampisti, Hillary ha fatto 3 gol, ma sperare che anche loro si sblocchino, perché comunque
lo score dice che noi arriviamo in area di rigore tantissime volte, questi cross ne arrivano molti e purtroppo ci mancano ancora quei gol così d'anticipo, sporchi e brutti, ci mancano, non l'abbiamo ancora fatti e qualche attaccante deve incominciare a fare di suo. Forse non ce l'hanno nel loro repertorio, sinceramente, devo essere sincero, però devono anche trovarlo, perché si vincono le partite anche attraverso un gol di rimpallo, perché sei là, ecco. E in questo senso davanti cambiare qualcosa oppure verso la conferma? No, davanti sì, no, guarda, avete visto, cioè, ritorno a dire, poi entra uno, ma se entra non a 5 minuti, a 20 minuti, mezz'ora più il recupero, addirittura 7, quasi un tempo, e uno fa 40 minuti, li sto ruotando tutti, ma è normale quando purtroppo non hai la certezza di qualcuno, danno tutto, lo so, in questo momento qui, che so, Foggia ha fatto gol su rigore, quindi magari do fiducia a lui con Barbuti, però subito dopo, come succede tutte le partite, dentro Bacio Terracino, Foggia o viceversa, Tulli, scusatemi, no, Tulli con Foggia, poi Barbuti, li stiamo ruotando tutti, cambiando anche il sistema di gioco, ma questo non deve essere non avere delle idee, noi le idee, almeno io ce l'ho ben precise, quella partita era da affrontare in una certa maniera, sul campo si è dimostrato, siamo questi, una squadra in questo momento deve fare quel sistema di gioco con due attaccanti, quindi devono dare tutto, fuori due, dentro gli altri, e quindi le alternative ce l'hai, ma non che giocando così non crei, perché i quinti, gli esterni arrivano spesso sul fondo, la mettono in mezzo, i centrocampisti si propongono in scambi, arrivi lì a essere pericoloso, ci manca quei gol stupidi che spero e mi auguro, creando tanto, devono arrivare per forza. Se non arrivano, li faranno i centrocampisti e poi vedremo. Le condizioni fisiche di Speranza, dei vari acciaccati, dei grassi. Sì. Ma guarda, quando arrivi a un periodo della stagione, non solo noi, anche gli avversari, quindi l'ho sempre detto e lo ribadisco, sarà sempre così, non dobbiamo noi piangerci addosso, perché anche gli altri avversari avranno qualche acciacchino che può giocare. Questo vale per noi e vale anche per gli altri. Speranza, da capitano che è, stringe sempre i denti, ci sarà, non è al meglio, come anche De Grazia, che ha avuto un piccolo intervento al labbro, ha ripreso su Mareno al 100%, Fratangelo non ci sarà, e un pochino ci sono qualche problemini, Bacio Terracino ne ha preso una botta il giovedì, sono tutte cose di allenamento che cerchi di poter stringere i denti, dopo vediamo, da una settimana corta in tre partite, ma da qua fino alla fine, quantomeno fino alla sosta, dobbiamo tutti stringere i denti, quelli che possono, perché quando non ce la fai, non ce la fai, non possiamo fare altrimenti. Fratangelo non parte. Non parte. Per quanto riguarda, abbiamo parlato di come la squadra può aver vissuto questa settimana in cui era riuscita una sconfitta immeritata. Chiedo invece a te personalmente, tu come l'hai vissuta, perché poi peraltro tu hai sempre parlato di zona rossa, stare distante dalla zona rossa, lunedì sera è arrivata anche la vittoria del Sant'Andrea. Adesso la zona rossa è a meno 4 a seconda dei punti di vista, ecco, dopo quello che hai vissuto questa settimana, ma sconfitta in mezzo della zona rossa che si avvicina. Se vuoi compleanno, quello non so lo vorrei sempre, ma ragazzi lo danno tutti. Ma guarda, dirti che è banale, scontato, o che una cosa per un'altra, sereno, tranquillo e tutto, può essere giusto o sbagliato. In che senso? Ritorno sempre al discorso della squadra che ho a disposizione, che sono contento, è quello che siamo, ma quello che siamo non è solo negativo, ce n'è tanto anche di positivo, però lo so benissimo, io continuo a dire, lo ribadisco, ma lo vorrei dire ai 420, ma non perché mi devo parare di chissà che cosa, noi veramente, io l'ho detto anche quando, mi ricordo che tu mi hai fatto proprio una domanda buttata lì col Padova, chi lo sa adesso i playoff, ti ho detto, ma no, credimi, mettimi scusami, sì, voglio dire, ecco, io sono strafelice, abbiamo 4 punti di vantaggio, perché il nostro obiettivo, non obiettivo mio, insomma, noi ci dobbiamo salvare, quello, se ti salvi attraverso un buon campionato, soffrendo meno, siamo tutti felice, forse abbiamo fatto di più, logico, se fai ancora di più meglio ancora, ma è questo passa da qua, dalla sofferenza ogni domenica, ogni sabato, che adesso arriverà, si giocherà di sabato, e quindi sarà questo, so che c'è da soffrire sempre, sarà così. Possiamo fare una somma di tutto questo, anche un po' esagerando, vorresti un Teramo più cattivo, più stronzo?
Può darsi, ma l'ho detto prima, vorrei che questi ragazzi incominciassero a crescere in fretta nel capire determinate cose di gioco che possono essere giuste o sbagliate, ma quel giusto o sbagliato diventano importanti, che sta per finire il momento di crescita, è il momento in cui uno vuole diventare anche giocatore e nella scelta che fa. Piacerebbe vedere questo, però fa parte purtroppo della crescita e ci sta, ti dico, non è una situazione che mi preoccupa dove siamo, 3 punti, 4 e tutto, perché questo è un campionato che vediamo, forse le prime andranno, non lo so, ma è un tutti contro tutti, anche dietro il Sant'Arcangelo ha battuto il Vicenza, ci saranno altre sorprese e questo sarà sempre così, e domani altra battaglia per noi, San Benedettese, partita dopo partita, però in questo momento quello che dice il campionato è questo, non so se ci manca qualcosa o meno, non mi interessa, perché poi alla fine le partite sono queste, siamo quelli, siamo lì e cerchiamo di stare aggrappati più che mai, lontani da quella zona rossa. La risposta è sì, vorrei essere un terreno più cattivo. Cattivo, ignorante. Ci mettono tutto. Ignorante a livello sporco, ma più intelligente nel capire le situazioni. Ecco, questo sì. È un po' contorta, ma lei...